Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da iaforex.com, sono qui nella mia postazione di trading e in questo video vi mostrerò un trade che ho fatto proprio nel mese di febbraio, che è stato chiuso qualche giorno fa. È un trade su sterlina dollaro e per farvi capire la gestione dell'operazione, che anche se sembra facile vedendola così, perché è un trade che tendenzialmente è andato bene, ma al di là di quello ha viaggiato sempre praticamente nella direzione che volevo, però è stato chiuso in un punto particolare, è stato gestito comunque per 2 settimane e quindi anche le cose che sembrano semplici vederle da fuori, poi provate un po' a capire e immedesimarvi nella situazione. Questo è il motivo per cui faccio questo video, può essere sicuramente interessante e costruttivo. Quindi il video vuole essere proprio una trasmissione di un messaggio, di una gestione di un'operazione che spesso non si riesce a comunicare magari attraverso un corso, un video, un libro che parla magari di un'entrata, no? Invece, o di una cosa passata. Invece in questo caso, così come ogni tanto faccio, vedete il trade dall'inizio alla fine. Io a questo punto vi lascio il video e vi chiedo, se alla fine del video vi piacerà, di lasciare un bel like. Io vi saluto e vi auguro un buon trading simple. Ciao a tutti! Buongiorno a tutti, questo è il primo video di una serie di video che vi mostrerò un'operazione che ho aperto questa mattina sulla sterlina dollaro. La sterlina dollaro che è da un po' che stavo seguendo in ottica long, soprattutto dopo la fuoriuscita dalla zona di vendita 1.3350. Vedete questa zona che adesso è segnata di verde, era una zona dove il mercato non riusciva a rimanerci al di sopra in chiusura settimanale dal 2018, e in questo caso, come si può notare, invece c'è stato ampiamente questo breakout, primo swing, secondo swing, essendoci un euro dollaro che è correlato con la sterlina, che nel momento in cui c'è stato questo breakout eravamo su dei massimi importanti per l'euro dollaro, l'area 1.2250, che ovviamente poteva essere un'area appunto di vendita, così è stato. Mentre l'euro scendeva, la sterlina è rimasta a fare dei mini swing e addirittura sopra 1.36-1.35, quindi molto più al di sopra, diciamo, della zona 1.3360. Proprio quest'oggi, dopo svariate settimane che sto aspettando un trigger buono, nel daily poi si è venuto a creare l'ultima vera, cioè c'erano già stati dei possibili trigger in realtà, che sono questi che vedete qui, per esempio. Questi sono gli swing fatti su settimanale. Questi erano già possibili punti di entrata. Ho atteso proprio perché l'euro dollaro non lo vedevo ancora pronto. Adesso l'euro dollaro sta viaggiando in questo momento sotto l'1.20, quindi ha avuto un ritracciamento importante e la sterlina ha tenuto molto bene. Quindi, siccome mi aspetto un ritorno anche per quanto riguarda l'euro nei prossimi tempi, di un ritorno long, questa adesso diventa il timing, diciamo, principale per entrare sulla sterlina. Quindi sono entrato, ho condiviso ovviamente l'operazione sul canale Telegram del nostro gruppo Platinum e adesso vedremo un po' il da farsi, operazione che comunque di base potrà durare qualche settimana. Il mio target, diciamo, che anche se non è stato inserito, è più o meno nella zona 1.4230-1.43, quindi la zona, diciamo, principale. Come potete vedere, la si vede meglio sul weekly, eccola qua, la zona principale poi di vendita, nella quale probabilmente ci potrebbe essere un arresto del cable, no? Della sterlina dollaro. Anche qui massimo rischio abbastanza ampio, posto sull'ultimo swing, dove potrebbe un po' cambiare la view nel breve e quindi un livello di massimo paracadute abbastanza al momento difficile da raggiungere dai prezzi. Io vi saluto a questo punto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video per vedere come sta continuando questa operazione. Eccoci arrivati al secondo video di questa operazione dopo circa 2 settimane dall'altro video che avete visto. Questo, ripeto, è un trade condiviso con gli utenti Platinum, fatto appunto su questo setup. La gestione operativa al momento è stata molto molto facile, tra virgolette, nel senso che quando un mercato va dalla tua in maniera abbastanza dritta, no? Bisogna avere anche la capacità di rimanere dentro, però sono rimasto dentro. Ieri ho spostato lo stop di 20 punti al prezzo di carico, 20 pips, e adesso siamo molto in area, nei pressi di un possibile target che avevo messo in area 1.43.
ma anche di una chiusura posizione qualora ci fosse qualche input short prima del target 1,43 su grafico daily. Quindi al momento da 1,3690 all'entrata siamo quasi a 1,41, quindi sono 400 punti praticamente di profit con un movimento che adesso insomma dobbiamo cercare di capitalizzare al massimo. Volevo appunto far vedere questo video per mostrare alcune delle operazioni che facciamo e come vengono gestite, però insomma adesso ovviamente farò l'ultimo video quando la posizione sarà chiusa, però avete capito un po' com'è stata. Non mi sono mai chiuso alla rottura di questi minimi qui che potevano creare uno swing, addirittura qui pensavo si potesse andare anche un pelo più giù per poi ripartire, ma poi il mercato è ripartito subito. E abbiamo in realtà afferrato la sterlina nello swing giusto, quello più corretto. Inizialmente, sapete, avevo un paracadute molto ampio di stop per poi appunto gestire la situazione. Non ho fatto nessun incremento, ma va bene così. Adesso ormai questa non incremento più, vado direttamente a chiuderla nei prossimi giorni, quando ci sarà la possibilità ovviamente di chiuderla o nel target definito o prima, in base a quello, ripeto, che mi dirà il daily. In questo caso rimarrò più incollato, diciamo, con lo stop, cioè nel senso con lo stop profit, ma prima voglio vedere insomma un input di possibile ritracciamento sul daily, che però mi può indicare un ritracciamento più intenso. Ecco, se no rimarrò al momento a seguire per andare verso i target, diciamo. Va bene, ci vediamo ovviamente al prossimo video e a presto. Buongiorno a tutti, eccoci arrivati con il video finale dell'operazione sulla sterlina dollaro. Ho chiuso in questo momento, pochi minuti fa, 5 minuti fa circa, la posizione proprio a 1,42, poco sopra, diciamo, i livelli attuali. Questo perché grande movimento di volatilità sul mercato. Ero entrato, vi ricordate, qua sopra. Sono rimasto dentro, non avevo esattamente un target se non l'area tra 42,30 e 43. 42,33, come vedete, era il livello che io avevo segnato già da molto sulla piattaforma. Avevo inserito un limite più alto a 43,10 circa questa zona qui, ma visto il tocco molto in velocità, tra l'altro perché da qui a qui non si è mai fermato il prezzo dell'1,4233 che era il mio livello di offerta principale sul weekly, ho deciso di incassare totalmente la posizione con un ottimo profitto. Ecco, questa è un po' la cosa che abbiamo fatto e che ho condiviso nel gruppo Platinum di Airforex. Io a questo punto vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.